comincerei in stretto ordine con Antonio Bontempi, che è amministratore delegato di Vitrociset. Esiste un problema di conflitto tra qualità, innovazione e questa tentazione al risparmio. Quindi come la sua azienda, come vede questa dicotomia? Grazie, buongiorno a tutti. Prima di tutto volevo ringraziare Avaya, anch'io, per aver avuto la cortesia di invitarmi a questo importante convegno, che vede la presenza sia a livello di speaker, sia a livello di aula, di platea, molto molto importante. Vorrei cominciare questa mia chiacchierata qui con voi portando due testimonianze che io ho avuto modo di raccogliere durante l'ultimo convegno a cui ho partecipato in Confindustria, che ritengo abbastanza significative. La prima era di un imprenditore che aveva ereditato la sua società dal suo bisnonno, quindi una società di oltre 200 anni, e lui raccontava che nonostante il prodotto sia assolutamente maturo, quindi un prodotto che da 200 anni era presente sul mercato, sempre con abbastanza successo, negli ultimi 5 anni erano stati effettuati una quantità enorme di interventi di innovazione per cui la società era assolutamente e completamente diversa da quello che potesse essere 5-10 anni prima. Quindi la prima osservazione è che non esiste società al mondo che possa continuare a fare, a fornire e a presentarsi al mercato senza innovazione. La seconda testimonianza mi dà la possibilità di guardare le cose, lasciatemi dire, con un pochino più di preoccupazione, però basta cercare di capire e poi vedere come in qualche modo dobbiamo operare. E cioè questo: noi abbiamo statisticamente abbiamo dimostrato che in Europa siamo la seconda nazione in Europa in termini di presentazione di progetti innovativi per ricevere investimenti, ma siamo solamente la quarta in termini di progetti approvati. Ecco, questo è qualcosa che dovrebbe in qualche modo preoccuparci, perché delle due una: o a Bruxelles ci provano, no, e quindi ci scartano i progetti, oppure quello che noi riteniamo sia molto innovativo, no, a livello europeo viene considerato qualcosa di poco rilevante. Ecco, questa è una prima cosa che, insomma, secondo me ha bisogno di approfondimento a tutti i livelli in Italia. Innovazione: noi come Vitrociset riteniamo che l'innovazione sia fondamentale. È una società, la Vitrociset, che opera da più di 40 anni sul territorio nazionale, opera in diversi settori, che va dallo spazio alla difesa, passando attraverso le reti di telecomunicazione per l'interpolizia, pubblica amministrazione, grandi clienti privati, homeland security, quindi una vasta gamma di prodotti e soluzioni per diverse tipologie di clienti. Che cosa ha fatto la Vitrociset per poter essere ancora importante, interessante, potersi rivolgersi ai suoi clienti e poter mantenere il livello, no, di presenza sul mercato? Si è innovata molto. Abbiamo realizzato dei grossi processi di innovazione partendo da un change management piuttosto rilevante. Abbiamo eliminato ben 4 livelli gerarchici in azienda. Questo ha significato che esiste una catena del comando molto ridotta e quelli che precedentemente erano coloro che rispondevano passo passo ai loro capi in 4 livelli diversi, oggi fanno parte del primo livello manageriale dell'azienda. Quindi sicuramente informazioni molto più rapida, decisioni molto più semplici, molto più snelle, ma soprattutto abbiamo la possibilità di avere dei manager che si sentono molto gratificati di questo nuovo ruolo e chiaramente reagiscono dando il massimo di se stessi. Altra cosa che abbiamo realizzato è la condivisione delle responsabilità e quindi delle decisioni. Non esiste una decisione che viene dall'alto e imposta con il metodo, no, della decisione
dell'amministro delegato, ma esistono decisioni che vengono prese a livello collegiale. Chiaramente, avendo eliminato i 4 livelli gerarchici, è molto più semplice fare riunioni di questo genere e anche più semplice arrivare a un consenso generale. La massima trasparenza, un altro punto fondamentale, la massima trasparenza, quindi non esiste il potere dell'informazione, l'informazione deve essere trasmessa e condivisa perché possa essere di dominio pubblico. Non esiste opacità in azienda, esiste una massima trasparenza che permette a tutti di sapere che cosa si sta facendo, quali sono le politiche aziendali, dove si sta andando e soprattutto quali sono i risultati, perché uno dei problemi più grossi è quello di non sapere, no, una volta realizzato un ruolo all'interno dell'azienda, qual è il risultato del proprio lavoro. Ecco, in questo caso noi abbiamo creato una diffusione dell'informazione che permette a tutti di sapere che cosa è stato fatto e quali sono i successi che sono stati realizzati. Altra cosa importante è la realizzazione di team di progetti in cui vengono a tenere ruoli di responsabilità tutte le funzioni aziendali. Quindi praticamente un progetto in fase di pre-selling, in fase di realizzazione, non è dominio di chi lo gestisce nel momento in cui, nella fase in cui opera, cioè commerciale piuttosto che programmatico, ma è una condivisione sempre e comunque di quelle che sono le reazioni alle esigenze del mercato in ogni caso. Quindi condivisione delle responsabilità commerciali da parte anche del program management e chiaramente condivisione delle decisioni anche della parte commerciale, nonché qualità piuttosto che purchasing department, eccetera, durante tutta la fase di esecuzione del programma. Questo significa che qualunque decisione viene presa collegialmente e chiaramente questo vuol dire che in termini di efficienza ed efficacia si raggiungono dei livelli molto elevati. Quindi l'azienda ha deciso di fare delle grosse evoluzioni, quindi di modificare i processi aziendali per essere più rapida, più efficiente nella risposta al cliente. Ma soprattutto l'azienda ha capito che in questo momento, soprattutto nel momento di gestione di una crisi che è piuttosto profonda, piuttosto sentita, noi dobbiamo mettere nelle condizioni di poter operare al meglio i nostri clienti e quindi anche soprattutto la pubblica amministrazione. Questo che cosa significa? L'abbiamo sentito più volte, che il governo a tutti i livelli, a tutti i ministri hanno detto più volte che bisogna oggi fare meglio spendendo di meno. È chiaro, sembra una cosa abbastanza semplice, ma non lo è affatto. Perché? Perché chiaramente c'è una tendenza, probabilmente anche mentale, per una quantità enorme di aziende che tende a voler continuare a mantenere l'offerta inalterata al cliente per poter recuperare i costi di investimenti realizzati nel passato. Questo non si può fare, perché chiaramente nel momento in cui oggi si pretende di voler continuare a ottimizzare, quindi ad avere dei ritorni degli investimenti per progetti sviluppati 10 o 15 anni fa, significa non mettere nelle condizioni il cliente di poter operare al meglio e di poter rispondere a quelli che sono i suoi requisiti fondamentali. La Vitrocisette ha deciso che questo non può farsi, per cui ha ritiene che l'elemento fondamentale su cui ruota l'azienda è la ricerca e sviluppo. Recentemente l'anno scorso abbiamo inaugurato un nuovo centro di ricerca e sviluppo. Dico perché nuovo? Perché precedentemente è chiaro che la Vitrocisette ha sempre realizzato progetti di ricerca e sviluppo, però con una mentalità, lasciatemi dire, piuttosto retrograda, nel senso che i ricercatori erano immersi, no, nella catena della elaborazione dei progetti, quindi praticamente in fase operativa, no, c'era una commistione tra coloro che dovevano in qualche modo eseguire il progetto rispondendo alle esigenze del contratto e coloro che in qualche modo dovevano invece realizzare ricerca e sviluppo. Questo significa in qualche modo non lasciare al ricercatore la
tranquillità, la serenità di poter operare a tutto tondo e di poter fare quelle scelte che sono fondamentali per ottenere un progetto che possa essere effettivamente considerato innovativo. Noi abbiamo voluto tagliare questo cordone ombelicale con il processo programmatico aziendale, quindi operativo, e abbiamo destinato a questi signori, a questi io li chiamo scienziati, una palazzina che non è soltanto un problema fisico di destinare a loro questa palazzina, ma è un problema mentale di allontanarli totalmente da quello che sono le fasi operative e quindi la sollecitazione del rispetto dei tempi piuttosto che il rispetto dei costi e dell'efficienza. Loro devono inventare, devono studiare, devono trovare delle soluzioni perché si possa mettere poi il commerciale, quindi coloro che poi devono presentarsi al cliente, per permettere a tutti quanti gli altri di poter offrire ai nostri clienti delle soluzioni che siano molto avanzate e che possano effettivamente fare tanto più con meno costi, esattamente quello che sta chiedendo il mercato. Facendo ciò abbiamo chiaramente destinato quelli che sono i cosiddetti talenti a questo tipo di iniziative. Stiamo assumendo altri 30-35 nuovi ingegneri, talenti che possono essere immediatamente inseriti su questi progetti che stanno avanzando, e devo dire noi abbiamo anche una grande soddisfazione perché al momento stiamo gestendo almeno 30 progetti europei con coinvolgimenti di centri di ricerca piuttosto che università, piuttosto che aziende di tutto il mondo, parliamo di Israele come Qatar piuttosto che Sud America, e noi di questi 30 progetti siamo in moltissimi casi leader e quindi coordinatori del progetto. Mi piace molto ricordare uno di questi progetti che è sicuramente innovativo, che è quello della messa in sicurezza di aeroporti molto complessi. Potete immaginare che in questo momento quanto sia all'ordine del giorno riuscire a trovare delle soluzioni che ci permettono di poter dare ai clienti la possibilità di avere un sistema attivo, quindi non passivo, attivo di sicurezza che permetta la individuazione di qualunque azione terroristica in un aeroporto piuttosto complesso. Questo progetto che noi stiamo finalizzando verrà collaudato, verrà praticamente testato a Heathrow durante i prossimi giochi olimpionici. Quindi potete immaginare quanto sia considerato importante questo progetto e quale sia il valore che ne deriva. È chiaro che investendo, noi riteniamo che nei prossimi 3 anni triplicheremo la quantità di progetti che realizzeremo, e questo vuol dire che noi saremo già da adesso, ma più ancora nei prossimi anni, capaci di poter fornire ai nostri clienti delle soluzioni talmente avanzate, avendo poi già noi recuperato tutti i costi di investimenti, quindi a prezzi assolutamente competitivi. Ecco, noi riteniamo che sia fondamentale questo tipo di iniziativa che permetta appunto di poter superare brillantemente la crisi, dando ai nostri clienti la possibilità di ottenere il meglio a prezzo più basso, a costo più basso. Grazie, grazie.